Buongiorno ragazzi, amici, anziani, giovani, studenti, appassionati, chiunque voi siate. Oggi concludiamo, credo, con questa quinta video lezione, la filosofia di Schopenhauer. È tornata la mia gattona, la gattona Sofì, che era in sciopero. Aia, aia, veramente stiamo ancora definendo il contratto sindacale perché lei chiede di avere una fetta di tacchino per ogni video lezione, però a me sembra molto, insomma, poi ingrassa. Ti accontenti di mezza fetta di tacchino? Che dici? Mezza, facciamo mezza fetta di tacchino? Dai, non mordere. Vabbè, Sofì, poi ne parliamo dopo, d'accordo? Secondo me mezza fetta di tacchino è più che sufficiente. Che fai? Lascia stare. Che fai? Vabbè, forse è meglio che lasciamo andare perché avevamo raggiunto un compromesso. No, no, non è d'accordo. Non mordere. Ok, va bene, ora non disturbare la lezione. Ti lascio andare. Poi mezza fetta di tacchino non ti basta. Dai, vai, dai. Allora andiamo avanti con Schopenhauer. Abbiamo visto Schopenhauer alla fine della sua opera Il mondo come volontà e rappresentazione. Sostiene che vi siano due vie di uscita, le cosiddette due vie di liberazione dal dominio della volontà. Però prima di parlare di queste due vie di liberazione che ho accennato alla fine della lezione precedente, brevemente vorrei parlarvi di un altro aspetto importante di Schopenhauer che spesso viene sottovalutato, il fatto che l'intelletto per lui conti poco. Lui si mette in contrasto, in contraddizione con una lunga tradizione intellettualistica che andava avanti da Platone, Aristotele, ma anche in Francesco Bacone, in Cartesio, secondo cui l'intelletto sarebbe più importante della volontà. Per esempio, per Cartesio è l'intelletto che muove la volontà. Sofì mi ha graffiato. Io voglio muovere il mio braccio così? L'intelletto con un atto libero decide di muovere il mio braccio e il mio braccio si muove, cioè la volontà viene dopo rispetto all'intelletto. La volontà è dominata dall'intelletto. Nel caso di Schopenhauer è esattamente il contrario. L'intelletto conta poco. Lui critica tutti i sistemi metafisici, spiritualistici, che sostengono che l'intelletto sia qualcosa in qualche modo di superiore rispetto alle altre funzioni del corpo. No, per lui l'intelletto è completamente dominato dalla volontà cosmica, dalla volontà universale. Il noumeno, la cosa in sé, che in me si specifica, si presenta come una volontà particolare che permette di muovere il mio corpo. È la volontà che domina l'intelletto, perché la volontà non è libera. Il determinismo di Schopenhauer si rifà molto alla filosofia di Spinoza. La volontà non è libera. Quando io muovo il mio braccio, non lo muovo liberamente. Io sono solo un pupazzo, un burattino della volontà, di cui io sono una parte, di cui io sono un'oggettivazione. Essa mi ha creato, essa mi domina. Quindi, di fatto, io credo di essere libero. Per Schopenhauer, la volontà non è libera, non esiste una libera determinazione della volontà, non esiste il libero arbitrio. Tutto è determinato. Quando io muovo il braccio, non lo muovo liberamente per un atto dell'intelletto, intelletto che per Schopenhauer non conta niente. Io muovo questo braccio e sento dentro di me la volontà di muovere questo braccio perché in realtà è la volontà cosmica che decide che in questo momento del tempo io muova così questo braccio. Io non sono libero di decidere con un atto di volontà di muovere il braccio. La volontà mi illude, la volontà mi fa credere, mi fa percepire in maniera erronea la determinazione libera della volontà quando io muovo questo braccio. In realtà io credo di muovere liberamente questo braccio, però è la volontà che in qualche modo lo muove al posto mio. Io faccio parte della volontà. D'accordo? Quindi l'intelletto non conta, la volontà domina l'intelletto. L'intelletto è una facoltà che è alla totale mercé
della volontà. La volontà cosmica da sempre sapeva che io in questo preciso momento avrei mosso questo braccio. Tutto è determinato, tutto avviene in un certo modo, non potrebbe avvenire diversamente. Non esiste il caso, la contingenza, la libertà, c'è un rigido determinismo nel sistema di Schopenhauer. Quindi che succede? A un certo punto, però, io sento, a me sembra che il mio intelletto dia l'input, dia l'ordine al braccio di muoversi, ma è un'illusione, capite? La volontà ha sempre saputo che in questo preciso momento, ha sempre voluto che in questo preciso momento il mio braccio si muova. Semplicemente questa volontà non è arrivata alla mia coscienza, non è emersa fino alla mia coscienza. A un certo punto la volontà fa emergere a livello di intelletto, di coscienza, di ragione, qualcosa che la volontà in maniera oscura o confusa sapeva già. Quindi un'illusione che la mia volontà particolare sia libera. Secondo Schopenhauer, l'intelletto è tipico di tutti gli animali superiori. Lui amava molto gli animali. Lui, da buona sociale, da odiatore di esseri umani, amava più gli animali degli esseri umani. Quindi lui tende a dare molte facoltà agli animali. Tutti gli animali superiori per lui hanno l'intelletto come l'essere umano, ma soltanto l'essere umano ha la ragione e la coscienza. Significa che gli altri animali soffrono meno. Il fatto che io appartenga a una razza che pretende di essere superiore alle altre razze non è un motivo di vanto, l'abbiamo già visto la scorsa volta. La volontà ha fatto in modo di darci la ragione e la coscienza in modo tale da farsi soffrire di più, ma il suo interesse non è che soffriamo, il suo interesse è che distruggiamo, che ci autodistruggiamo, che quindi attraverso la ragione e la coscienza noi distruggiamo in maniera apparentemente intenzionale, quindi distruggiamo di più, distruggiamo meglio, distruggiamo in maniera più sicura, rapida ed efficace. E la volontà attraverso di noi accelera il processo di autodistruzione, che è l'unico scopo della volontà, che è la volontà. Quindi che succede? Noi abbiamo un intelletto, anche gli animali lo hanno. Ma solo gli uomini hanno una ragione e una coscienza. La ragione e la coscienza non sono cose importanti, Schopenhauer, sono soltanto, come ho detto, delle caratteristiche create e gestite e dominate totalmente dalla volontà. Cosa significa? La volontà ha sempre saputo, ha sempre voluto dall'inizio che io in questo momento muovessi questo braccio in questo modo. Semplicemente prima la volontà aveva questo desiderio, aveva preso questa decisione, ma ad un certo punto fa emergere alla mia ragione, alla mia coscienza, la decisione che essa aveva già preso da sempre, capite? Cioè, inizialmente dentro di me io non sapevo di dover muovere il mio braccio. Tra un minuto. In me questa volontà era inconscia, era confusa. Ad un certo punto questa volontà, che però già c'era, cioè la decisione di muovere il mio braccio, era stata già presa. Questa volontà che in me era oscura e confusa, inconscia, arriva alla soglia, al livello della coscienza, e emerge alla coscienza, all'idea, alla ragione, all'intelletto, e quindi io scopro, voglio muovere il braccio. Io in realtà non muovo liberamente il braccio, la volontà mi prende in giro, mi fa credere che in questo preciso momento nasca nell'intelletto liberamente la decisione volontaria di muovere il braccio. In realtà questa volontà già c'era, ma era inconscia. Capite come funziona il trucco? Ad un certo punto, come intelletto, come essere razionale, lui disprezza l'intelletto e la razionalità in contrasto con una lunghissima tradizione filosofica. L'intelletto, la razionalità, la coscienza sono soltanto degli strumenti della volontà che agiscono in maniera totalmente asservita in un quadro strettamente deterministico. Quindi io mi illudo
ho l'illusione di essere libero. E questo è un altro dei trucchi con cui la libertà mi spinge a vivere. E spingendomi a vivere mi spinge a distruggere ed autodistruggere. Io mi illudo di aver preso liberamente una decisione con un atto di libera volontà intellettuale. Voglio muovere il braccio e il braccio si muove. In realtà io non ho mai preso tale decisione. La decisione fa la volontà fa emergere alla coscienza ad un certo punto, e presentandomela erroneamente come libera, una decisione intellettuale che in realtà la volontà cosmica aveva già preso in precedenza. Quindi vedete che noi siamo proprio dei burattini, degli automi nelle mani della volontà. L'intelletto è totalmente asservito alla volontà. L'intelletto non ha nulla, la ragione, la coscienza non hanno nulla di particolare. Per questo l'idealismo particolare, il particolare idealismo di Schopenhauer non è uno spiritualismo. Non esiste un'anima per Schopenhauer. La ragione, la coscienza, l'intelletto sono comunque degli effetti materiali di un organo materiale quale il cervello. L'intelletto, la coscienza, la ragione non sono un'anima, una res cogitans, qualcosa di spirituale separato, migliore, superiore rispetto alla materia. Sono manifestazioni della materia, manifestazioni di un organo materiale quale il cervello, il sistema nervoso. Quindi Schopenhauer procede ad una derisione. Lui procede ad una minimizzazione dell'intelletto che hanno tutti gli animali superiori, della ragione e della coscienza che solo gli esseri umani hanno. Sono facoltà queste per niente nobili, sono soltanto strumenti che la volontà ha trovato facendomi credere di essere libero, facendomi gloriare di essere razionale, ma in realtà si tratta solo di strumenti che servono alla volontà per farmi comportare in maniera da produrre la distruzione e l'autodistruzione. Questa teoria dell'esistenza di due vie, di due strade di liberazione dalla volontà, è una sorta di lieto fine un po' contraddittorio all'interno del sistema pessimistico di Schopenhauer. Forse questo lieto fine a sorpresa non sarebbe piaciuto a Giacomo Leopardi, e sembra proprio una contraddizione in termini. Già il fatto di dire io mi libero dal dominio della volontà. Abbiamo visto che il mio io è una parte della volontà, è un'oggettivazione, è una modalità con cui la volontà si presenta. Come può il mio io ribellarsi al dominio della volontà se il mio io fa parte della volontà? Non siete d'accordo? Se abbiamo visto che il mio io, la coscienza, l'intelletto, la ragione sono completamente controllate dalla volontà che ne muove i fini. Quindi, in che senso esisterebbe un io, un mio io separato dalla volontà che può liberarsi dal dominio della volontà? È un po' un'aporia, una contraddizione insanabile, all'interno del rigido panteismo deterministico di Schopenhauer. E insomma, io faccio parte della volontà, la volontà ha creato il mio cervello e le emanazioni materiali del mio cervello. Abbiamo visto l'intelletto che è tipico di tutti gli animali superiori, ma anche la ragione e la coscienza che si trovano solo nell'uomo, li ha creati come suoi strumenti per ottenere i suoi fini, per fare in modo che noi distruggiamo e ci autodistruggiamo. Com'è possibile che noi, che siamo una parte della volontà, dominati dalla volontà, ci liberiamo dalla volontà? Insomma, sembra una contraddizione. Tuttavia c'è questo lieto fine in Schopenhauer. Nell'ultima parte del mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer parla di un'estetica e di un'etica, che sono le due vie di liberazione dalla volontà. La prima via di liberazione dalla volontà è una via estetica, cioè avviene attraverso l'arte. La seconda via di liberazione dalla volontà avviene invece attraverso l'etica. Vedremo.
E forse c'è una terza via di liberazione, però in realtà questa terza via di liberazione può essere considerata come facente parte dell'etica. Qual è il primo strumento di liberazione dalla volontà? L'arte. Perché l'arte? E qui ovviamente abbiamo la parte, tra virgolette, romantica di Schopenhauer. Schopenhauer esalta l'arte, attenzione, come una forma particolare di conoscenza, tipica non dell'uomo comune ma del genio, un po' come dicevano i romantici, perché la conoscenza dell'uomo comune, l'abbiamo visto, è la rappresentazione, cioè è una conoscenza sensibile. È l'uomo comune, la conoscenza comune è la conoscenza scientifica, che per Schopenhauer, esattamente come per Kant, sono la stessa cosa. La conoscenza comune, la conoscenza scientifica sono sensibili, sono una forma di conoscenza sensibile che quindi conosce soltanto il fenomeno ed è quindi assoggettata alle regole del fenomeno. Vi ricordate? La conoscenza sensibile che permette l'esistenza, la validità della scienza, cioè che vede il mondo, vi ricordate, come rappresentazione, conosce il mondo soltanto in maniera fenomenica, conosce soltanto il fenomeno e conosce il fenomeno attraverso, ricordate, il principio di individuazione, il principio di ragion sufficiente costituito da la causa, lo spazio, il tempo. Quindi, cosa dice Schopenhauer? Attenzione, la conoscenza comune, quella della rappresentazione, conosce solo i fenomeni e li conosce in maniera, attenzione, utilitaria, utilitaristica, diciamo utilitaria, nel senso che può conoscere quello che può conoscere, cioè soltanto i fenomeni, soltanto inserendoli, vi ricordate, con delle forme a priori simili a quelle di Kant, all'interno di una causalità, di una relazione causa-effetto all'interno di uno spazio, all'interno del tempo, il principio di individuazione, il principio di ragion sufficiente. E in questo modo la conoscenza comune, la conoscenza scientifica, non può esonerare se stessa dal dominio della volontà, perché la volontà ci domina proprio attraverso il corpo, il nostro corpo, attraverso i fenomeni sensibili, d'accordo? Invece l'arte, essendo un'attenzione, essendo una conoscenza superiore a quella scientifica, a quella comune, a quella della rappresentazione, l'arte, attraverso il genio che è superiore all'essere, all'uomo comune, può conoscere direttamente il noumeno, la cosa in sé. Attenzione, può conoscere il numero in maniera diretta, cioè non utilitaria, bypassando, come dire, andando oltre la causa, lo spazio e il tempo, il principio di individuazione. Cioè può l'arte in qualche modo farci conoscere il numero di un oggetto esterno, appunto l'opera d'arte, e non il suo fenomeno, d'accordo? In questo modo noi abbiamo una conoscenza, quella artistica, quella che si esprime attraverso l'emozione artistica, che non ci darà certo le leggi del movimento dei corpi, della scienza, le leggi scientifiche, ma ci darà un'emozione artistica che è una conoscenza superiore rispetto a quella scientifica. Perché? Perché la conoscenza attraverso l'arte è una conoscenza non del fenomeno ma del noumeno, d'accordo? E quindi abbiamo una conoscenza non utilitaria, abbiamo un rapporto con il fenomeno, in particolare l'oggetto, l'opera d'arte. Abbiamo una conoscenza non di tutti gli oggetti, ma di alcuni oggetti particolari che sono le opere d'arte, di tipo non utilitario, perché attraverso il sentimento, l'emozione artistica, noi dell'opera d'arte non conosciamo il fenomeno, dell'opera d'arte conosciamo il noumeno, capite? Conosciamo direttamente il noumeno. E quindi che significa? Il mio io conosce come noumeno. Vi ricordate che il mio io in fondo è un noumeno, però è dominato dal mio corpo. Così la volontà mi domina, mi asservisce. Invece adesso succede che il mio io, durante l'emozione artistica, riesce a essere un noumeno
svincolato dal mio corpo, perché in questo caso io conosco in maniera non utilitaria o utilitaristica per ottenere dei fini pratici, empirici, materiali. Io non conosco quel muro e quel tavolo per misurarlo, per capire come, non andare, come andare a non andare a sbattere contro quel muro, come sistemare quel tavolo, se abbastanza grande o piccolo per passare attraverso la porta e così via. No, in questo caso io conosco l'opera d'arte in maniera diretta, non utilitaria, andando al di fuori del corpo. È come se io, durante l'espressione, durante l'emozione artistica, io, il mio io, fosse soltanto un noumeno, una cosa in sé, qualcosa di puro, e non più un io agganciato e dominato dal corpo. In questo modo io mi sottraggo dal dominio della volontà. Schopenhauer, utilizzando dei termini forse kantiani, dice addirittura che il mio io, durante l'emozione artistica, non è più un io particolare, un io specifico, l'io di ciascuno di noi. Assurge al ruolo di io puro, di io universale. Quindi il noumeno che rappresenta il mio io conosce un altro noumeno che è l'opera d'arte e il fenomeno, vedete, non c'entra più. Ci si solleva al di sopra del corpo. Se ci si solleva al di sopra del corpo, non si dipende più dalla spazialità, dalla temporalità e dalla causalità. Significa che non si dipende più dalla volontà, perché la volontà mi controlla situandomi all'interno di un tempo, di uno spazio e di una relazione causa-effetto. Nella conoscenza particolare che è l'emozione artistica, questo non si verifica. Il mio io è un noumeno puro, un io puro, svincolato dal corpo, che conosce l'opera d'arte, ovvero un altro noumeno che non è più dipendente dagli oggetti sensibili. Per esempio, quando io contemplo un quadro e ho un'emozione artistica, che cosa contemplo? Che cosa conosco? Non conosco più la cornice del quadro, no? Il materiale di cui il quadro è fatto, le dimensioni, la morfologia del quadro o i colori che vedo all'interno del quadro. Cioè non lo conosco più come un insieme di fenomeni, lo conosco come qualcosa che va al di là dei fenomeni. Il quadro, pur essendo qualcosa di sensibile, in realtà, provocandomi l'emozione artistica, si presenta soltanto come cosa in sé, come qualcosa, no, l'opera d'arte che va al di là dei contorni materiali o dei costituenti materiali di cui comunque l'opera d'arte è fatta, d'accordo? E quindi io posso svincolarmi dal dominio della volontà, essere libero, attenzione, voi direte, ma Schopenhauer si contraddice, dice che esiste la volontà, attenzione, lui dice di non contraddirsi, non contraddire il proprio determinismo, perché lui, attenzione, per libertà intende soltanto la sospensione della necessità, d'accordo? Non qualcosa che esiste realmente come libero arbitrio. Per libertà si intende la sospensione della necessità, del determinismo che mi asservisce alla volontà. Quindi libertà nel senso tecnicamente negativo del termine, cioè il fatto che io sospenda il rapporto utilitario necessitato che mi lega alla volontà, d'accordo? Nel momento in cui io contemplo un quadro, questo vale ovviamente per le arti plastiche, ma anche per la poesia, per la tragedia, per la musica, per tutte le arti, io contemplo il quadro, oppure ascolto il suono di un brano musicale, oppure ascolto o recito una poesia, in quel momento, durante l'emozione artistica, mi sembra di andare fuori dal mio corpo, di essere momentaneamente sospeso da spazio-tempo causa dal principio di indeterminazione, perché in quel momento sto provando l'emozione artistica, è come se io diventassi etereo, ecco, esatto, che il mio io si purificasse, diventasse soltanto un noumeno,
in qualche modo astraendosi dal mio corpo, d'accordo? E anche l'opera d'arte viene conosciuta come una cosa in sé. Quindi il fenomeno del corpo non c'è più, il mio io come noumeno conosce l'opera d'arte come noumeno, c'è una conoscenza diretta da un noumeno verso un altro noumeno, e quindi siamo svincolati dal principio di individuazione, dai fenomeni, e quindi ci liberiamo dalla volontà. Anche Kant, vi ricordate, diceva che l'emozione artistica, ve lo ricordate nella Critica del giudizio, diceva che il piacere del sentimento doveva essere disinteressato. Ve lo ricordate? Un piacere disinteressato. Ecco, Schopenhauer, quando dice che l'emozione artistica, il sentimento prodotto dall'emozione artistica è un sentimento non utilitario, appunto, deve essere un sentimento sereno, disinteressato, che non mira più a manipolare oggetti o ad avere relazioni con cose materiali. Ma a differenza di Kant, Schopenhauer riveste questo piacere disinteressato, non utilitario, di una funzione fortemente metafisica. Io in quel momento mi libero dal dominio della volontà. Tra tutte le arti, tra tutte le emozioni artistiche, Schopenhauer predilige la tragedia, ma soprattutto la musica. Su questo sarà d'accordo con Nietzsche. La musica è la migliore delle arti, perché? Forse qualcuno di voi l'ha già capito. Perché la musica, tra tutte le forme d'arte, a differenza per esempio delle arti figurative, la musica è ciò che è più lontano dalla materialità. Tra tutte le arti, pensateci, la musica è la più lontana dalla materialità. Che cos'è la musica? È un suono, le onde sonore saranno anch'esse materiali, però comunque, insomma, sono ciò che è più lontano dalla materia. Siccome abbiamo visto che la volontà mi blocca, mi domina attraverso la materia, attraverso i fenomeni, attraverso il corpo, la musica tra tutte le arti è quella che più è lontana dal corpo, dalla materialità. È qualcosa di indefinibile, no? Che cos'è? Un suono, un insieme di suoni che crea un'armonia, ma io non posso disegnarla, no? Io non posso rappresentarla, misurarla, valutarla geometricamente o spazialmente. Poi vi direte, ma anche la poesia, anche la letteratura, ma un po' meno, perché la poesia e la letteratura, attenzione, si basa comunque sul linguaggio umano, e il linguaggio esprime dei concetti. Per quanto astratti, i concetti possono fare riferimento, fanno riferimento alla materia. La poesia parla di cose, per quanto astratte, che in qualche modo hanno a che fare con la materia, ok? La poesia e la letteratura. Non parliamo poi delle arti figurative come la scultura, la pittura, eccetera, perché quelle sono appunto sensibili, e l'oggetto d'arte è materiale. La musica, voi direte, la musica ha dei testi, ma pensate per esempio alla musica strumentale, o anche quando il cantante, che magari canta, esprime dei testi che hanno un significato, magari la voce del cantante può essere anche considerata come uno strumento come gli altri, può essere considerata soltanto in virtù del suo suono, no? Delle sue sonorità. E quindi la musica è proprio quella più lontana dalla materialità, e quindi produce maggiormente l'effetto di liberazione. L'ultima cosa che c'è da dire è che, attenzione, Schopenhauer pensa che quello che vi ho detto valga sia per il creatore, sia per l'artista, sia per lo spettatore o comunque per il fruitore dell'opera d'arte. Quindi ci si libera dalla volontà, si libera l'artista quando suona, ma anche lo spettatore che gode di quella musica, cioè che fruisce dell'opera d'arte, pur non essendo un genio creatore, non essendo in grado di produrre musica, d'accordo? Allora, però, c'è un problema, cioè questa prima via di liberazione attraverso l'arte è effimera, è momentanea, perché non crea un habitus, cioè una liberazione stabile, un'abitudine che stabilmente ci disconnette dalla volontà. Noi siamo liberi dalla volontà
soltanto nel momento in cui creiamo l'opera d'arte oppure godiamo dell'opera d'arte. Quando la poesia finisce, quando finisce la contemplazione del quadro, quando la canzone finisce, noi ripiombiamo all'interno di un io che è strettamente legato al corpo, alla fisicità, e quindi ripiombiamo sotto il dominio della volontà. E quindi questa prima via di liberazione non può essere definitiva, è momentanea, e l'arte ti libera dal dominio della volontà soltanto per un breve periodo, ma non modifica strutturalmente nulla di te al tuo interno. È soltanto una sospensione momentanea dal dominio della volontà, poi però finisce l'opera d'arte, si ricade al di sotto del dominio, all'interno del dominio di questa volontà cosmica. Quindi è temporanea, è effimera la liberazione attraverso l'arte. Ci vuole un altro tipo di liberazione attraverso la liberazione, la seconda via di liberazione, della liberazione è quella proprio definitiva, la liberazione attraverso l'etica. D'accordo, l'etica. Noi possiamo, l'etica proprio nel senso di un insieme di comportamenti, noi possiamo assumere dei comportamenti che in qualche modo ci liberano dal dominio della volontà. Quando noi, a differenza di quello che succede con l'arte, con l'emozione artistica, creiamo un habitus, come vi ho detto, un abito, un'abitudine, una tendenza stabile che ci permette di sottrarci al dominio della volontà. Come possiamo fare? Prima di tutto lo possiamo fare anche razionalmente, sì, perché comunque dobbiamo fare una scelta etica che impedisca alla volontà di sottometterci, che ci liberi dalla volontà. Questa scelta etica può essere anche di tipo razionale, esattamente come Leopardi. Schopenhauer parla della compassione, nel senso etimologico di cum patire, cioè di soffrire insieme, patire insieme, o meglio, provare emozioni insieme. Proprio come diceva Giacomo Leopardi, proprio perché gli uomini sono consapevoli della loro situazione deprecabile, disperata, senza senso, capiscono di essere solo strumenti per l'autoaffermazione della volontà, senza una vita futura, senza uno scopo, senza un senso, gli uomini possono proprio utilizzare questa loro consapevolezza filosofica per abolire l'egoismo, per aiutarsi gli uni gli altri, consapevoli proprio del loro stato, di disperazione, della tragica condizione umana, si elimina l'egoismo e ci si aiuta gli uni gli altri attraverso il sentimento altruistico della compassione. Si sostituisce l'egoismo con l'altruismo. Questo è già un modo per dare scacco alla volontà. Ricordate la volontà perché ci ha creato, perché ci ha messo in testa bisogni, desideri da soddisfare continuamente, che poi non ci soddisfano mai, abbiamo bisogno di nuovi bisogni e desideri ancora più forti. Ve lo ricordate? Perché vuole che noi ci distruggiamo. Quindi l'egoismo non fa altro che assecondare la volontà, perché l'egoismo fa in modo che ci distruggiamo più facilmente, o distruggiamo anche altre oggettivazioni, anche altri enti della natura. Se noi invece dell'egoismo pratichiamo l'altruismo attraverso la compassione, ci aiutiamo, noi in qualche modo, capite, contrastiamo l'unico scopo della volontà, cioè la nostra distruzione, d'accordo? L'egoismo è uno strumento che serve alla volontà per a farci distruggere. Se noi al posto dell'egoismo, dell'invidia, della competizione, della crudeltà, noi invece adottiamo la compassione e l'altruismo, andiamo contro proprio quella che è la strada indicataci dalla volontà. E quindi la compassione, allora, non basta la compassione, bisogna fare una scelta etica fondamentale, cioè una scelta etica primaria.
Qual è l'etica che può sottrarci dal dominio della volontà? Noi abbiamo visto che la volontà è vita. La volontà raggiunge i nostri scopi proprio perché noi viviamo. La volontà, ricordate, lo diceva anche Leopardi, un'altra similitudine tra Schopenhauer e Leopardi, per farci vivere ci illude, soprattutto in età giovanile o quando siamo inesperti o pensiamo che la vita ci riservi chissà che cosa, siamo giovani, siamo ancora illusi, la volontà ci presenta dei desideri, che poi invece risulteranno vani, desideri che ci tengono in vita, d'accordo? La volontà è uguale alla vita, la volontà si identifica con la vita, tant'è vero che proprio all'interno dell'opera, linguisticamente, all'interno del mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer chiama la volontà anche volontà di vita, con due trattini, volontà trattino di trattino vita. Per lui la volontà, dal punto di vista dell'essere umano, può essere chiamata indifferentemente volontà oppure volontà di vita. La volontà si identifica con la vita, la volontà ci domina. Perché ci tiene in vita attraverso bisogni, attraverso desideri, che poi soltanto in un secondo momento, se è solo se siamo dei filosofi, capiamo che non vale la pena di assecondare, che non vale la pena di soddisfare. Quindi attenzione, ci vuole una scelta etica fondamentale, una scelta etica primaria, che sarà poi alla base di tutte le scelte e i comportamenti successivi. Cioè una scelta etica fondamentale, di base, che crea un habitus morale che successivamente farà in modo che tutte le successive scelte etiche, che saranno secondarie rispetto a quella primaria, andranno nel senso di liberarci dalla volontà. Qual è questa scelta etica primaria? Se la volontà si identifica con la vita, ci frega, ci inganna, ci sfrutta, perché ci mantiene in vita, non solo biologicamente, no? Ci mantiene in vita. È perché noi desideriamo fare sesso, comprare con i soldi qualche oggetto costoso, eccetera. Il modo per negare la volontà e per sottrarsi all'imperio della volontà è la non vita, cioè la noluntas. La noluntas è la non voluntas, cioè volontà in latino si dice voluntas. Non volontà si dice non voluntas in latino, che però tu puoi accorciare, abbreviare, unendo le parole non voluntas, noluntas, la non volontà, cioè la mancanza di volontà di vivere. Noi possiamo vivere biologicamente, dice Schopenhauer. In realtà senza vivere, cioè forse qualcuno di voi ha già capito che cos'è la negazione della vita? È la negazione dei bisogni, dei desideri. La volontà come ci sottomette? Facendoci provare continui bisogni e desideri e spingendoci continuamente a cercare di soddisfare questi bisogni e desideri. In questo consiste la vita. Se io mi libero dalla necessità, del bisogno e del desiderio, se io non ho più bisogni, se non proprio quelli elementari, se io non ho alcun tipo di desiderio, allora io potrò dare scacco alla volontà, d'accordo? Perché mi sottraggo a quella caratteristica che è proprio quella che la volontà sfrutta per tenermi sottomesso. Quindi devo vivere sì, ma eradicando totalmente da me bisogni e desideri. Cioè, devo fare la scelta verso la non vita, la noluntas, è una scelta etica. Naturalmente si tratta di una forma di ascesi, ok? Anche se Schopenhauer, che non crede in un dualismo e non crede certamente nella separazione tra anima e corpo, ne nella sopravvivenza dell'anima rispetto al corpo, nemmeno nel fatto che l'anima sia una sostanza separata dal corpo, l'abbiamo visto. Lui è un idealista, ma non uno spiritualista. Lui non intende l'ascesi nel senso religioso, nel senso cristiano.
anche se fa degli esempi che insomma somigliano a pratiche religiose. Lui intende l'ascesi non come un'ascesi per ottenere qualcosa di trascendente, ma un'ascesi mondana, un'ascesi che si risolve totalmente all'interno del nostro mondo. Fare una scelta etica fondamentale. A favore di una vita sobria che si liberi di ogni tipo di bisogno, di desiderio, possibilmente di ogni tipo di sentimento che vada nel senso appunto della soddisfazione dei bisogni, dei desideri, quindi una sorta di ascesi. Lui è chiaro che fa riferimento anche qui, come in altri casi, ricordate, alle filosofie orientali, perché in fondo le filosofie orientali che cosa propongono? Ricordate il nirvana buddista e così via, di vivere senza avere desideri, di vivere senza avere emozioni, d'accordo? Un'ascesi mondana. Continui a vivere biologicamente, però diventando come un pezzo di legno. Non hai più emozioni, non hai più niente, non desideri più niente. In questo modo la volontà perde il dominio su di te e tu in maniera stabile, non in maniera momentanea come nel caso dell'emozione artistica, tu in maniera stabile riesci a liberarti dalla volontà. Quindi l'ascesi significa noluntas, non vita, nel senso di privarsi dell'interesse nei confronti dei bisogni, dei desideri, non provare più nessun tipo di bisogno, di desiderio. Attenzione, Schopenhauer non sta parlando di un continuo contenimento di una tentazione. Io non devo soffrire o combattere ogni volta per reprimere un desiderio. Non sta dicendo che io devo reprimere una tentazione per il desiderio che continua a esistere. No, io devo assumere un'abitudine nei miei comportamenti, nella vita, che mi spinge in maniera serena a non aver più bisogno di niente, d'accordo? Si può fare la pratica per appunto questo tipo di ascesi e quindi vivere in maniera sobria, in maniera parca, ok, vivere non vivendo perché non avendo più bisogni, non avendo più desideri, non avendo più neanche, diciamo così, emozioni particolari. Io vivo però in qualche modo negando la vita. Voi direte, ma non sarebbe più facile suicidarsi? Cioè, per evitare bisogni e desideri che ci causano dolore e sofferenza, noi potremmo suicidarci. Cioè, anche questo, no, è un modo per negare la vita. E invece Schopenhauer dice che non dobbiamo suicidarci, cioè lui è contrario al suicidio. E forse qualcuno di voi ha già capito perché. Il suicidio è proprio ciò che la volontà desidera, perché la volontà ha fatto in modo che noi distruggiamo e ci autodistruggiamo. Quindi se noi ci suicidiamo, la volontà è contenta, ha raggiunto il suo scopo, c'è un'oggettivazione che si è autodistrutta. La volontà al posto di questa oggettivazione, al posto mio che mi sono suicidato, crea immediatamente altre oggettivazioni che iniziano a scontrarsi tra di loro e a soffrire tra di loro. Quindi il suicidio non è la soluzione, perché il suicidio è appunto una forma di distruzione. E la volontà persegue proprio questo, distruzione. Vedete che Schopenhauer è anche in grado di pensare non in termini individualistici, ma in termini collettivi, cioè la liberazione della volontà può essere fatta da tutti o comunque da più persone. Se invece io egoisticamente, per evitare il dominio della volontà, mi suicido, ci sarà qualcun altro, qualche nuova oggettivazione creata dalla volontà al posto mio che inizia a soffrire al posto mio e quindi non si è risolto assolutamente niente. Invece io non devo suicidarmi, devo vivere ma come un pezzo di legno. Devo vivere in maniera totalmente insensibile, imperturbabile, atarassica, d'accordo? È chiaro che quest'idea di, insomma, vivere serenamente, limitando o eliminando tutti i desideri, ha chiaramente dei punti di contatto con le antiche filosofie ellenistiche, l'epicurismo, ma soprattutto lo stoicismo, oppure ovviamente alle pratiche tipiche della
di certe religioni orientali che Schopenhauer amava molto. Quindi io per raggiungere l'ascesi cosa faccio con precisione? Mi libero di tutti i bisogni, ok? Però c'è un bisogno, un desiderio che è più forte degli altri. E noi forse l'abbiamo detto, o forse non l'abbiamo detto, ve lo dico ora. Il desiderio più impetuoso, più forte degli altri, che ci spinge a continuare a vivere anche in situazioni di difficoltà, è il sesso. Cioè, il desiderio primario è il sesso. Infatti, è il desiderio che ci inganna di più, perché? Perché il sesso, il piacere sessuale, è il desiderio più intenso di tutti, ma anche particolarmente breve. Ricordate quel diagramma che ho fatto l'altra volta? Nel corso del tempo il sesso ci fa provare un picco altissimo, verticale, che proprio dura poco nel tempo, subito si ridiscende. E il sesso poi ovviamente provoca anche qui l'addiction, la noia, la necessità di ripetere l'atto sessuale o di farne di più o di avere sempre un maggior piacere sessuale, cosa che ci porta ovviamente all'impazzimento nella nostra vanità. E quindi il principale piacere, il principale bisogno proprio fondamentale con cui la volontà ci lega alla vita e ci domina è quella del sesso. Ma anche per un altro motivo. Il sesso fa sì che noi ci riproduciamo. La volontà ha bisogno di oggettivazioni. Attraverso il sesso ha trovato negli esseri organici un modo molto rapido, molto comodo per generare nuove oggettivazioni, cioè i figli, per generare nuove oggettivazioni senza che neanche la volontà debba disturbarsi di crearle lei, perché noi, attraverso il sesso, noi generiamo persone che sono destinate a soffrire come noi, e quindi attraverso il sesso noi moltiplichiamo la vita, ovviamente le forme di vita e le forme di sofferenza, facendo il gioco della volontà. Tuttavia, Schopenhauer non è insensibile alle ragioni della procreazione di un popolo, di un'umanità che non vuole estinguersi, quindi dice che ecco la prima forma fondamentale dell'ascesi, quella proprio basilare, è la castità. Noi non dobbiamo fare sesso, però lui dice che se proprio dobbiamo fare sesso per riprodurci, dobbiamo farlo con il minor piacere possibile, cercando di non provare piacere. Direte, è possibile, ma dobbiamo sforzarci di farlo senza provare piacere. Schopenhauer, se fosse vivo oggi, potrebbe dire: esistono tecniche di fecondazione assistita. Quindi, magari fate nascere i figli in provetta, ok? In questo modo voi vi riproducete, ma senza un accoppiamento, senza un amplesso, senza un piacere sessuale. Quindi la castità è fondamentale, è il primo dei quattro gradi dell'ascesi di Schopenhauer ed è l'unico veramente importante, perché in realtà Schopenhauer dice che ci sono quattro gradi di questa ascesi, però basta il primo, la castità, che è quello più generale, quello a cui possono arrivare tutti, mentre gli altri tre gradi sono man mano più difficili, d'accordo? Schopenhauer parla di povertà volontaria, di autoabnegazione, e poi il quarto grado, l'ultimo, il sacrificio eroico di sé, che appunto non consiste nel suicidio. Lasciamo perdere il secondo, il terzo e il quarto grado dell'ascesi, che sono più difficili, insomma, non sono accessibili a tutti, la povertà volontaria, l'autoabnegazione, il sacrificio eroico di sé. Non approfondiamo perché non importa, basta il primo di questi quattro gradi dell'ascesi, quello che più facilmente può essere raggiunto da tutti. Non dobbiamo fare sesso, dobbiamo praticare la castità, come appunto fanno moltissimi santoni, induisti, buddisti, eccetera, si liberano dal desiderio del sesso. In questo modo noi assumiamo un habitus stabile, viviamo biologicamente, senza permettere che la volontà ci possa sostituire in caso di nostra morte con altre oggettivazioni che soffriranno, e non soffriamo, ci liberiamo del dominio della volontà, evitando anche che al posto nostro qualcuno venga dominato e
è reso sofferente dalla volontà. Vi ho detto, come vi dico, come vi ho detto all'inizio, sembrerebbe esserci una contraddizione. Come posso io, che non sono libero, che sono determinato, che sono una parte della volontà, che sono stato creato e vengo diretto nel mio intelletto, nella mia ragione, vi ricordate, il mio intelletto, la mia ragione, sono sottomessi alla volontà cosmica. Come può il mio intelletto, la mia ragione, in qualche modo dare scacco alla volontà cosmica? E se la volontà cosmica li ha creati, li dirige, come posso io davvero sottrarmi al dominio della volontà? Sono una parte della volontà. Questa è, diciamo, una contraddizione nel pensiero di Schopenhauer. Qualcosa di malevolo è stato detto contro di lui da un punto di vista biografico, cioè è stato detto, voi lo sapete, dobbiamo prendere dei pensatori quello che dicono, anche se magari non sono coerenti nella vita, nei loro comportamenti con quello che dicono. Kierkegaard non sarebbe d'accordo, lo vedremo come nelle prossime lezioni con Kierkegaard. Per Kierkegaard fare filosofia o vivere sono la stessa cosa, quindi un filosofo non è un vero filosofo se non reduplica, questo è il verbo di Kierkegaard, lo vedremo, seguite le mie successive lezioni su Kierkegaard, se non reduplica nella sua esistenza quello che dice, quello che scrive. Kierkegaard amava Schopenhauer più, molto più di altri, certamente più di Hegel, però lo considerava anche Schopenhauer, Kierkegaard considerava anche lui un po' un ingannatore. E questo è dovuto al fatto che, appunto, se noi vediamo la biografia di Schopenhauer, Schopenhauer parla dell'ascesi, della castità, ma lui non ha mai inteso mettere in pratica nella sua vita l'ascesi e la castità. Certo, detestava la famiglia perché era un po' asociale, preferiva i suoi barboncini agli esseri umani, detestava la famiglia, non voleva avere figli, però aveva comunque delle relazioni con donne, delle relazioni limitate nel tempo, delle relazioni estemporanee, mordi e fuggi, però aveva delle relazioni con donne, praticava sesso, l'ascesi non l'ha mai praticata, anche l'altruismo, la compassione, non sempre Schopenhauer era altruista, spesso anche detestava molti altri esseri umani, quindi la critica viene fatta a Schopenhauer, nella sua vita non ha messo mai in pratica le belle cose che dice Schopenhauer. Anzi, detestava delle persone, le odiava. Fu addirittura, pensate, Schopenhauer condannato a risarcire, a pagare un risarcimento mensile a una vecchietta che lui aveva buttato giù dalle scale perché questa vecchietta, che era una vicina di casa, faceva molto chiasso, lo disturbava e Schopenhauer a un certo punto, lì, di fronte alle scale, ebbe una reazione violenta e scagliò giù questa povera vecchietta che subì una lesione permanente. Quindi il tribunale condannò Schopenhauer a pagare una pensione, diciamo un risarcimento mensile a questa vecchietta per tutta la vita della vecchietta. E Schopenhauer nel suo diario insulta crudelmente questa vecchietta dopo averle causato questo danno. Addirittura gioisce quando la vecchietta muore, scrive l'asino muore, è morto l'asino. Quando la vecchietta muore, lui gioisce perché appunto la morte di questa signora che lui aveva danneggiato ovviamente lo libera dal risarcimento. Quindi diciamo, Schopenhauer non è stato molto coerente nella vita rispetto a ciò che ha scritto a proposito della liberazione attraverso l'etica, ma tant'è, è con queste vie di liberazione, con questo finale, diciamo, ottimistico a sorpresa, concludiamo la filosofia di Arthur Schopenhauer. Spero di essere stato chiaro, spero che Schopenhauer vi sia piaciuto, spero di essere riuscito a spiegarvi ogni aspetto importante della filosofia di Schopenhauer. Avete visto che io ho insistito anche su alcuni argomenti della filosofia di Schopenhauer che generalmente vengono sottovalutati dai libri, dai manuali in uso delle scuole. Ho messo in evidenza appunto il determinismo di Schopenhauer, il suo anti-intellettualismo o il suo
anti-spiritualismo. E quindi spero di essere stato completo e chiaro. Ci vediamo un'altra volta. Continuate a seguire, se volete, le mie video lezioni. Arrivederci a tutti.